Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo oggi con la cronaca giudiziaria. Ieri pomeriggio, dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Appello di L'Aquila ha emesso la sentenza di secondo grado del processo Sanitopoli, dimezzando la pena per l'ex presidente della Regione Ottaviano Del Turco. Alfredo Primante. Se tra le 6 dazioni di denaro delle 24 accertate in primo grado che hanno rideterminato la condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, c'è anche quella più famosa e discussa del sacchetto di mele con il quale Angelini ha raccontato di essere uscito da casa dell'allora governatore a Collelongo, lo scopriremo solo il 18 febbraio del prossimo anno, quando la Corte d'Appello di L'Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, depositerà le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo Sanitopoli. Per l'ex presidente la pena è stata praticamente dimezzata, però per la Corte c'è il reato di associazione per delinquere per induzione indebita, cioè la vecchia concussione. Comunque, in attesa delle motivazioni, sembra reggere l'impianto accusatorio della Procura di Pescara, che si basa anche, ma non solo, sulle rivelazioni di Vincenzo Angelini, assolto in appello, all'epoca dei fatti, dominus della sanità privata abruzzese con il gruppo Villapini. I suoi interrogatori fiume fecero scattare nell'agosto del 2008 le manette per l'ex governatore e parte della sua giunta. L'assoluzione di Angelini, condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi, è stata letta dal suo avvocato Gianluigi Tucci come la conferma dell'attendibilità delle testimonianze rese al pool della Procura di Pescara, composto da Trifuoggi, Bellelli e Di Florio. Una attendibilità sulla quale invece la difesa di Del Turco ha sempre battuto anche durante l'appello, continuando a ripetere che non c'era traccia delle dazioni. L'appello ha scontato le pene anche per altri imputati di questo maxi processo. L'ex segretario della presidenza Del Turco, Lamberto Quarta, condannato a 6 anni in primo grado, scende a 3 in secondo. Luigi Conga, ex manager dell'ASL di Chieti, viene condannato a 3 anni pena condonata rispetto ai 9 del primo grado, così come 9 anni aveva preso anche Camillo Cesarone, allora capogruppo in consiglio regionale del Partito Democratico, che con l'appello scende a 3 anni di reclusione. Riduzione anche per Antonio Boschetti, ex assessore regionale all'agricoltura, 1 anno e 8 mesi rispetto ai 4 del primo grado. Discorso diverso per l'ex assessore alla sanità Bernardo Mazzocca, che si è visto confermare la pena 2 anni e 1 mese, e per Angelo Bucciarelli, braccio destro dell'assessore alla sanità, assolto in primo grado e condannato in appello a 2 anni pena sospesa. Assoluzione invece per Vito Domenici, mentre Sabatino Aracu esce di scena per intervenuta prescrizione. Discorso a parte, meritano i risarcimenti danni. Del Turco, Cesarone, Quarta, Mazzocca e Boschetti dovranno rifondere alla Regione 2 milioni di euro. In più dovranno risarcire anche le ASL con 400.000 euro totali. Spetterà il risarcimento anche a Vincenzo Angelini e al fallimento delle sue cliniche. Ma la somma sarà valutata in separata sede. Sanitopoli comunque non finisce qui. Le parti continueranno a darsi battaglia in Cassazione. E sull'esito del secondo grado del processo Sanitopoli si è espresso anche il presidente emerito della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, che ha dichiarato che da un punto di vista umano lo avrebbe fatto più felice una soluzione. Mentre l'attuale presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso questa mattina si è espresso così, ascoltiamolo. Io sono anche amico personale e nella mia dimensione individuale ho sperato che ci fosse un esito diverso. Mi dispiace profondamente perché conosco il dolore che si vive in quelle condizioni. All'indomani la sentenza della Grandi Rischi, che assolve tutti gli scienziati tranne l'ex capo della Protezione Civile condannato a 2 anni, il chirurgo aquilano Vincenzo Vittorini mette in evidenza la condanna e non le assoluzioni. Daniela Braccani. Una vittoria importante nei confronti dello Stato e quindi della Protezione Civile, che ha sbagliato e che è stato condannato. Così il medico chirurgo aquilano Vincenzo Vittorini, che la notte del terremoto perse la moglie Claudia e la figlia Fabrizia, commenta la sentenza di assoluzione per i membri della Commissione Grandi Rischi, tranne che per uno. Vittorini, anche consigliere comunale con il gruppo civico Appello per l'Aquila che vogliamo, punta l'attenzione sulla condanna della Cassazione di Bernardo De Bernardinis a 2 anni di reclusione. Non un pinco pallo qualunque, rincara Vittorini, ma l'ex vice capo della Protezione Civile, che rassicurò ingiustificatamente la popolazione aquilana pochi giorni prima del terremoto che devastò l'Aquila. C'è la conferma che non eravamo dei visionari, ma c'è
che il fatto che ad Aquila ormai è una pietra miliare, ad Aquila lo Stato ha sbagliato, lo Stato ha rassicurato, lo Stato è causa delle morti. Si continua a portare avanti un'operazione mediatica cominciata prima del terremoto, proprio con la riunione della Commissione Grandi Rischi all'Aquila per difendere lo Stato in tutti i modi possibili, dice ancora Vittorini. Se la Commissione Grandi Rischi nelle figure dei suoi scienziati che rassicurarono la popolazione aquilana oggi ha ricevuto l'assoluzione con un escamotage, secondo Vittorini, vuol dire che non ha ragion d'esistere come organo scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in quei giorni allora quale ruolo aveva? Si chiede ancora Vittorini, cosa vennero a fare all'Aquila? Da tutte le parti oggi si titola assolta la Commissione Grandi Rischi, no, assolta la XXXX, perché è stato acclarato che non era la Commissione Grandi Rischi secondo i giudici. Rammaricato per le parti civili che sono state tirate fuori dal processo, Vittorini è pronto a continuare la sua battaglia verso la verità e in riferimento al processo satellite Grandi Rischi bis rinviato al 4 marzo del nuovo anno, che si chiami processo a Guido Bertolaso, puntualizza Vittorini. L'ex numero uno del Dipartimento di Protezione Civile è chiamato a rispondere della telefonata intercettata e poi finita alla ribalta delle cronache con l'allora assessore regionale alla Protezione Civile Daniela Stati, in cui Bertolaso parlava di operazione mediatica perché, disse, vogliamo rassicurare la gente. Nello stesso giorno in cui c'è la condanna dello Stato e della Protezione Civile inizia il processo a Guido Bertolaso, che è il mandante dell'operazione mediatica e delle morti. Quindi la battaglia continua ed è una battaglia che si fa per verità e giustizia, non per le singole parti civili, ma per le 309 morti. Blitz nel quartiere Rancitelli di Pescara, centrale dello spaccio della costa adriatica. Gli agenti della sezione antidroga della scuola mobile di Pescara hanno arrestato Emilio Galiero, 48 anni, pregiudicato, trovato in possesso di quasi 80 grammi di cocaina. A destare i primi sospetti è stato il fatto che l'appartamento di Galiero, al primo piano di una vecchia palazzina di via Trigno, era l'unico ad avere una porta blindata. I poliziotti, dopo qualche giorno di appostamento, hanno deciso di fare irruzione da una finestra lasciata aperta arrampicandosi su una scala. Nella perquisizione hanno trovato all'interno dell'abitazione un sacchetto contenente la droga che custodiva nel comodino della camera da letto, che sarebbe bastato per il confezionamento di 150 dosi con un valore di mercato di oltre 5.000 euro. Galiero è stato arrestato e trasferito in carcere a disposizione del pubblico ministero Paolo Pompa. Sono in corso indagini per risalire sia ai fornitori che ai destinatari della droga e per accertare ulteriori eventuali responsabilità. Ed andiamo avanti sempre con la cronaca: macellazione clandestina, diffusione di malattie, adulterazione di sostanze alimentari, falso e occultamento di atti. Con queste accuse la Procura della Repubblica di Avezzano ha indagato 10 persone residenti nella Marsica. Dall'alba agenti del Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con le guardie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise stanno eseguendo perquisizioni domiciliari. L'operazione è estesa anche ai territori di Foligno, Perugia e Isola Liri, Frosinone. E cambiamo argomento. Il Presidente della Regione questa mattina ha annunciato l'arrivo di più di 10 milioni di euro provenienti dal Governo destinati alle aree a rischio idrogeologico. Francesca Romana Testi. 11 milioni provenienti dal governo e destinati alle aree a rischio idrogeologico. Luciano D'Alfonso elenca ogni stanziamento deciso sul territorio regionale, annunciando dapprima l'arrivo di una prossima tranche, sempre dal governo, e lanciando poi un monito a chi, prima di lui, non ha saputo pianificare un controllo capillare sul territorio. La buona amministrazione prima di tutto mette in sicurezza il suolo. Da presidente della giunta regionale ho conosciuto la debolezza del suolo e del sottosuolo dell'Abruzzo, la dispersione delle acque, la sua friabilità, la sua fragilità. Era necessario mettere in campo un programma importante di mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche di fronteggiamento delle criticità che noi abbiamo ereditato. Certo, faremo anche una norma che concerne il consumo zero del suolo. Noi, attraverso questo insistente programma di circa 217-218 milioni di euro, abbiamo coperto per adesso
il 70-75% delle emergenze. Tra le novità introdotte da Luciano D'Alfonso, un nuovo portale Regione Dice, Regione Fa, all'interno del quale sono presenti tutte le attività in svolgimento, i fondi stanziati e le iniziative tra le priorità del territorio, è consultabile da cittadini e addetti all'informazione. Adesso scatta un'altra fase, che è quella del controllo della qualità e della quantità dei lavori, perché sono talmente tanti che adesso c'è il problema di controllare la qualità esecutiva dei lavori. Quello che è certo è che, anche dando seguito al lavoro che sta facendo Mazzocca con i consiglieri anche della Commissione, ci doteremo anche di una norma che blocchi il consumo invasivo del territorio. Disagi per il forte vento nel Pescarese con i vigili del fuoco, dove i vigili del fuoco stanno effettuando interventi per alberi caduti, tetti scoperchiati e cornicioni pericolanti. A Pescara temperatura quasi estiva, 21,7 gradi fra le più alte d'Italia, ma dopo il repentino aumento, spiega Giovanni De Palma di abruzzometeo.org, il tempo cambierà velocemente. Vento in attenuazione con temperature previste in sensibile diminuzione di 8-10 gradi e peggioramento delle condizioni medie a partire dall'Aquilano. Peggioramento in estensione verso il settore orientale, neve prevista inizialmente intorno ai 2000 metri con quota neve in calo intorno ai 1000-1300 metri e localmente anche a quote lievemente più basse. E parliamo di ambiente, ancora incerto il piano per la bonifica di Bussi. Dopo le vicende giudiziarie, ora a ritardare le operazioni di bonifica ci sono ritardi e il rischio è quello dei termini di scadenza. Vediamo. Si è alzato dal tavolo dicendo: stiamo parlando della più grande discarica d'Europa. L'occasione era il convegno nazionale di Legambiente. Il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, incaricato dell'apertura dei lavori, spiega tutta la sua indignazione sul caso della bonifica e le occasioni mancate dalla regione. Sono amareggiato perché si rischia, ma io sono ancora speranzoso, si rischia di perdere la possibilità di usare 50 milioni per bonificare un'area a monte del sito industriale, si rischia che non venga messo in sicurezza il sito industriale, si rischia di perdere quei pochi lavoratori che sono rimasti, ma soprattutto si rischia che il nuovo imprenditore, che praticamente portava 200 lavoratori in più, vada a investire in un altro luogo. Io credo che la politica, le istituzioni, il sindacato, i cittadini devono in questo momento unirsi per puntare al raggiungimento di questo obiettivo. Perché la regione non si è presentata? Guardi, io posso pensare tante cose e non le voglio dire adesso. Mi hanno raccomandato in molti, e io non sono il tipo che si fa raccomandare, ma questa volta accetto il consiglio di rimanere calmo per un po' di tempo, perché forse la soluzione è all'orizzonte. Ci sarà il tempo dove saranno fatte le denunce politiche e anche quelle legali. Torniamo a parlare degli emendamenti sulla ricostruzione, perché la senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, spiega le più importanti novità in fatto appunto di ricostruzione privata e delle chiese e annuncia una trattativa con i ministeri dell'Interno e della Giustizia sugli obiettivi ancora da raggiungere. Vediamo il servizio. Importanti novità sulla ricostruzione privata e delle chiese dell'Aquila e dei comuni del cratere sono contenuti negli emendamenti presentati dalla senatrice Stefania Pezzopane e inseriti nella legge di stabilità. Oltre alla proroga dei contratti dei lavoratori precari impegnati negli uffici speciali per la ricostruzione nei comuni dell'Aquila e del cratere, 165 lavoratori in tutto, le novità riguardano soprattutto la ricostruzione privata e delle chiese. Con le nuove norme introdotte, anche il patrimonio ecclesiastico infatti seguirà procedure pubbliche e quindi più trasparenti, perché assoggettato al provveditorato delle opere pubbliche. La Curia, con i suoi appalti milionari in sostanza, non potrà più seguire procedure di natura privata e affidare appalti in forma diretta. Tra il decreto enti locali e questa norma cambia parecchio. Nel decreto enti locali abbiamo
praticamente dato l'opportunità alle sovrintendenze di acquisire le progettazioni che già la Curia aveva messo in campo e quindi un'accelerazione enorme dei lavori. Pensiamo al Duomo che si era bloccato in maniera terribile per anni. Con questa legge di stabilità assoggettiamo alle medesime procedure, quindi sotto provveditorato opere pubbliche, anche le chiese e le strutture religiose di più recente costruzione. Per quanto riguarda la ricostruzione privata invece, la senatrice Pezzopane, in linea con le richieste del sindaco Massimo Cialente e del procuratore generale Fausto Cardella al governo, reputa necessarie le norme che garantiscano legalità e trasparenza, come l'introduzione delle mini gare, le whitelist e le procedure più rigide sui subappalti. Tutte le ultime inchieste, dai puntellamenti agli appalti truccati, risalgono ad un periodo precedente al 2012, spiega la Pezzopane. Ora, ottenuti questi risultati, il passaggio successivo, annuncia ancora la senatrice, sarà quello di trattare direttamente con i ministeri dell'Interno e della Giustizia per sensibilizzare i ministri Alfano e Orlando sulla questione L'Aquila. Le inchieste di queste settimane risalgono tutte a fatti proprio del post terremoto o degli anni a seguire, quando alcune delle normative che abbiamo inserito recentemente non c'erano. Però sarebbe sciocco non riconoscere che quelle normative buone che abbiamo inserite andrebbero ulteriormente rafforzate, così come richiesto anche dal sindaco dell'Aquila e soprattutto dal procuratore Cardella. A Pescara l'ex presidente del Senato Franco Marini. L'occasione è la presentazione del convegno sul centenario della Prima Guerra Mondiale. Ai nostri microfoni ha spiegato la sua posizione sull'attuale conflitto contro il terrorismo islamico. Ascoltiamolo. Quando un popolo si scoprì nazione. Nel centenario della Prima Guerra Mondiale, Pescara dedica 2 giorni improntati alla conoscenza della storia per non ricadere negli stessi errori. Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale, a distanza di 100 anni si ricorda quella stagione. Lo facciamo anche a Pescara con 2 giorni di grande livello in cui si discute, si ricorda e in qualche modo si vuole lanciare un seme anche per le nuove generazioni. A presenziare all'importante appuntamento c'è Franco Marini, ex presidente del Senato, che oggi, alla luce dei fatti di Parigi e di quello che è scaturito successivamente, compie una riflessione sulla guerra nel XXI secolo. Come si deve comportare l'Italia dopo la chiamata alle armi della Francia? Devo dire che resta sempre questa aspirazione alla pace. Bisogna togliere però le condizioni, le ragioni degli scontri, come dicevo. Ora, non invoco la guerra, però una posizione ferma ed anche una risposta a questo dilagare, di questa forma di guerra diversa ma pericolosissima, un segno che l'Europa, assieme alle altre potenze occidentali, dia una risposta e mostri la capacità di resistere. Questo è necessario, lo facciano i governi, noi abbiamo anche una direzione proprio con questo all'ordine del giorno del nazionale del Partito Democratico. Io credo, ma la posizione del Presidente del Consiglio, di Renzi, mi pare che sia un po' sia equilibrata. Ed ora vediamo tra gli appuntamenti. Gli antichi statuti rivivono a Campli il 28 e 29 novembre. Con il patrocino del Comune di Campli, di Snow Food e del Ministero dei Beni Culturali, 2 giorni di storia, cultura e gusto con una prestigiosa tavola rotonda, un menù farnesiano d'Abruzzo, visite guidate alla scoperta dello stato dei Farnese in Abruzzo e degli antichi statuti di Campli. Vediamo la presentazione di questo evento nel servizio. È la prima iniziativa rilevante e importante per Campli dopo il gemellaggio con Ortona, quindi un progetto che si fonda sulla storia del nostro territorio che ha molteplici caratteristiche e peculiarità, quindi vogliamo valorizzare l'architettonico, i beni culturali che abbiamo e anche un profilo enogastronomico, quindi ci sarà una tavola rotonda in cui ci saranno tantissimi studiosi a livello regionale, non solo, che parleranno appunto della storia di Margherita d'Austria e poi ci saranno tante visite guidate nelle aziende del nostro territorio. Una presenza molto importante a Campli e nello stato farnesiano d'Abruzzo dal 1538 al 1731. Quindi una presenza
importante e notevole lungo il percorso naturalmente di più di 200 anni. Questo poi ha significato anche un rapporto stretto tra Parma e Piacenza e i nostri territori e quindi anche per quanto riguarda la vita sociale e più in generale anche per quanto riguarda i costumi, e certamente questo rapporto ha significato qualcosa anche per noi, cioè per le nostre realtà. Quindi c'è stato un rapporto reciproco, una influenza e anche uno scambio tra queste esperienze, pure così diverse e lontane. Vogliamo fare un progetto che riguardi tutto l'Abruzzo e parte del Lazio, con tutti i comuni che facevano parte dei feudi farnesiani. Questo è l'inizio, è l'apertura, ci sarà il 28 a mezzogiorno un incontro con tutti i sindaci dei feudi farnesiani che sono stati invitati dal sindaco di Campli a presenziare la tavola rotonda e quindi inizierà questo percorso che durerà tutto il 2016. Ci saranno visite guidate dal punto di vista culturale e visite invece guidate dal punto di vista enogastronomico con le eccellenze del nostro territorio. Campli è un territorio da vivere e da scoprire e da riscoprire perché è stato, diciamo, è rimasto un po' in ombra per troppo tempo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara nell'anticipo, giocato ieri all'Adriatico, ha battuto 3-2 l'Avellino. Ottima la prova di Gianluca Caprari, primo gol in campionato invece per Verre. Il servizio di Paolo Renzetti. All'Adriatico, davanti ad 8.000 spettatori, si affrontano due delle protagoniste dei play-off dello scorso anno e che si prefiggono di fare bene anche in questo campionato. In campo il Pescara ripresenta i nazionali Verre e Mandragora con Fornasier al fianco di Zuparic. Fra gli irpini tante le defezioni in difesa. Il Pescara inizia il match con un piglio deciso. Al quarto c'è un diagonale di Verre in area con la correzione in scivolata di Gianluca Lapadula che mette di un soffio al lato dando l'illusione del gol agli spettatori presenti in tribuna. La gara è viva e regala emozioni anche al 22esimo con Biraschi non al meglio che getta la spugna e che viene sostituito dall'ex difensore del Chieti, Giron. Il canovaccio della sfida fra biancazzurri e biancoverdi è ben delineato con il Pescara a fare la gara e gli ospiti a cercare di reggere l'urto. Al 28esimo Benali in contropiede se ne va verso Frattali ma si allunga la sfera e permette al portiere avellinese di salvare con Caprari che poi non riesce a concludere verso la porta. Il gol della formazione di casa è nell'aria e arriva al 37esimo quando su cross di Crescenzi in area irpina tocca con la mano il pallone Chiosa e rigore che Memusciai trasforma con la consueta freddezza per l'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa si ricomincia all'insegna dell'equilibrio prima del raddoppio biancazzurro griffato da Verre al settimo che festeggia così con un diagonale perfetto il primo gol in maglia biancazzurra. All'ottavo Trotta impegna Fiorillo ma il Pescara domina e all'11esimo è Zampano in area ad alzare sopra la traversa. Ma chi pensa ad una gara in discesa deve ricredersi perché al 17esimo Zito appena entrato in campo lascia il segno realizzando il gol del 2-1 e che riapre la partita. Il Pescara rischia e traballa ma resiste anche se al 26esimo Fiorillo colpito involontariamente da Fornasier resta a terra per quasi 5 minuti prima di riprendersi. Ma superato il momento di impasse il Pescara ritorna a colpire in modo micidiale al 34esimo con un eurogol di Gianluca Caprari fa esplodere l'entusiasmo dei supporters biancazzurri. Sul 3-1 il Pescara respira e poco dopo sfiora al 38esimo il poker con Lapadula che chiama al miracolo con i piedi Frattali prima di colpire di testa di poco a lato sugli sviluppi del calcio d'angolo. Ma la sofferenza è di casa all'Adriatico visto che al 45esimo arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo la rete di Mokulu che va a colpire di testa da due passi fissando il punteggio sul 3-2 e dopo un recupero di 7 minuti può iniziare la festa sugli spalti con il Pescara che festeggia altri 3 punti ed una classifica che sa sempre più di Serie A. Ed ora ascoltiamo le interviste ai due allenatori realizzate da Enrico Rocchi. Mi rado un po' perché il risultato a mio avviso oggi è un po' stretto. Chi non ha visto la partita potrebbe pensare a una gara sofferta. Sì, sofferta sì perché ogni volta se sei a un gol di distanza un pochino soffri. Però diciamo che oggi abbiamo dato continuità alla vittoria di domenica scorsa ma ci abbiamo messo di mezzo il gioco. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita, a volte con azioni spettacolari, palesemente sbagliate negli ultimi 10 metri, l'ultimo stop, però oggi i ragazzi sono stati veramente bravi. Inevitabile dire che purtroppo
non siamo una squadra di Vatussi, la fisicità un pochino la soffriamo, però io voglio fare i complimenti oggi, visto che sono sempre attaccati i due difensori centrali, che oggi abbiamo due clienti veramente ostici, sono stati perfetti. Pescara ha fatto la sua partita, ha portato bene tutti gli episodi, ha giocato meglio di noi per un tempo sicuramente e ha concretizzato su un calcio di rigore, perché fino a quel momento grandi occasioni non ne avevamo concesse, malgrado tutte le nostre problematiche difensive, perché abbiamo fuori più di mezza difesa. E... sofferto un po' all'inizio del secondo tempo. Sì, abbiamo sofferto all'inizio del secondo tempo, ha trovato il secondo gol. Poi però la partita stava cambiando, perché abbiamo trovato noi il 2-1 e da quel momento sembravano in difficoltà netta loro. E c'è stato l'episodio, bisogna chiamarlo con nome e cognome, e io do i meriti al Pescara e noi di aver fatto meno bene il primo tempo, che quello è calcio di rigore e poi si può anche sbagliarlo, però tanto diamolo, perché era preciso identico, l'arbitro era nella stessa identica posizione di quello che era concesso prima. E la Virtus Lanciano è di scena alle 15 contro la Virtus Entella, i ragazzi di D'Aversa sono a caccia della vittoria in trasferta che manca da ben 11 mesi. Ma per le ultimissime dal campo ci colleghiamo con Alessio Giancristofaro. Alessio, a te la linea. Sì, grazie Lisa, hai detto benissimo, 11 mesi, era il 13 dicembre 2014 quando un gol di Mammarella espugnò il libero liberati di Terni. Da allora il Lanciano è alla ricerca dei tre punti lontano dal Biondi. Oggi ci proverà, oggi contro la Virtus Entella, la sfida tra le Virtus è un crocevia obbligato per la squadra di Roberto D'Aversa, deve intraprendere certamente la strada corretta, sarebbe un bivio troppo avventato se oggi non puntasse a conquistare i tre punti, perché la Virtus Entella precede la Virtus di ben 7 lunghezze. Dunque se il Lanciano non dovesse, o almeno se il Lanciano dovesse perdere terreno rispetto alla una diretta concorrente per la sfida salvezza, ci sarebbe sicuramente da riflettere durante la settimana. Sono appena arrivate le formazioni, o quella della Virtus, Elisa, la leggo in presa diretta. Dunque giocherà Casadei tra i pali, Aquilanti, Mammarella, Pucino, Piccolo, Rigione, Vastola, Padovan, Paghera, Zedoardo e Di Cecco. A disposizione Aridità, Bacinovic, Marilungo, De Silvestro, Di Filippo, Rossi, Lanini, Crecco e Di Matteo. Quindi c'è da dire che in attacco si sceglie la via di Padovan, che dovrebbe giocare supportato da Piccolo e praticamente dovrebbe giocare, dunque Lanciano potrebbe giocare con un 3-5-2 con Piccolo e Padovani in avanti e un centrocampo più folto con Di Cecco, Zedoardo, Vastola. Vediamo un po' comunque quali saranno gli accorgimenti tattici di D'Aversa in campo. Nel frattempo è arrivata anche la formazione della Virtus Entella, la proviamo a leggere. Dunque Jacobucci, Keita, Ceccarelli, Caputo, Cutolo, Palermo, Pellizzè, Tazzi, Jalid, Belli e Mazzucci, queste le due formazioni. L'allenatore della squadra ligure è Alfredo Aglietti. Noi ci sentiremo con diretta stadio con Andrea Costantini per commentare questa sfida che vedrà opposta, come detto, la Virtus Lanciano alla Virtus Entella. Per il momento è tutto, a te Elisa. Bene, grazie Alessio e buon lavoro. Scendiamo in Lega Pro, invece esame difficile per il Teramo sul campo del Rimini, fischio d'inizio alle ore 15, servono i tre punti per dimenticare la sconfitta del derby, ma per le ultimissime anche la formazione ci colleghiamo dal campo, quindi da Rimini, con Paolo Renzetti. Paolo, a te la linea. Grazie Elisa, buon pomeriggio dal Romeo Neri di Rimini. Piove, fa freddo in terra di Romagna, ma il Teramo deve pensare soprattutto e solo a vincere, come ha chiesto in settimana il presidente Luciano Campitelli. In questa sfida tutta biancorossa gli aprutini sono chiamati alla conquista dell'intera posta. Si prevede un buon pubblico al Romeo Neri, ci sono anche diversi tifosi del Teramo che stanno entrando proprio in questi minuti al comunale romagnolo. Non abbiamo ancora le distinte ufficiali Elisa, possiamo dire che nel Teramo è emergenza in difesa, non c'è per rotta squalificato, non c'è neanche Altobello e dunque problemi soprattutto per il reparto arretrato, manca anche Speranza.
3-4-3, questo potrebbe essere lo schieramento di Vincenzo Vivarini con Tonti in porta, Brugaletta, Caidi e Dorazio appunto nel settore arretrato, poi Scipioni, Amadio, Cenciarelli e Cecchini con Petrella, Moreo e Lenoci a giocare nel reparto d'attacco. Nel Rimini, allenato da mister Brevi, ci sarà da fare i conti soprattutto con due giocatori molto temibili, Ricchiuti e Ragazzu. 3-4-1-2 il probabile schieramento romagnolo, con Anacaora in porta, Signorini, Di Maio, Martinelli in difesa, Pedrelli, Galli, Torelli e Bariti a centrocampo, Ricchiuti come dicevamo il trequartista, Bifulco e Ragazzo dovrebbero essere le due punte. Dirigerà l'incontro il signor Candeo di Este in provincia di Padova, gara che inizierà tra una mezz'ora circa. Per il momento è tutto da Rimini, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, buon lavoro anche a te. E l'Aquila invece punta a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Teramo nella trasferta di Macerata, ma vediamo le formazioni per la maceratese: Forte, Clemente, Carcalis, Carotti, Imparato, Faisca, Danna, Foglia, Fioretti, Couco, Buonaiuto. Per l'Aquila invece Zandrini, Bigoni, Ligorio, Maccarrone, Cosentini, Milicevic, San Domenico, Mancini, De Sosa, Perna, Ceccarelli. Ed ora invece nel servizio andiamo ad ascoltare le parole dell'allenatore Perrone. Perrone si va sul campo della vice capolista, però insomma anche con l'entusiasmo dopo il derby non firma per un pareggio. No, credo che qualsiasi sportivo voglia cercare dall'occasione che ha di fare bella figura e di trarre sempre il massimo, quindi io credo che chiunque faccia questo sport, il calcio, pensi sempre di entrare in campo per vincere. Poi se questo non è possibile, quello che viene uno accetta, però è chiaro che non firmerei per un pareggio. Che dicono che si vogliono salvare, insomma, mi sembra un po' dire delle cose che non sono realistiche. Bisogna fare i complimenti alla Maceratese, alla società, perché hanno messo su una squadra veramente forte, hanno cambiato poi parecchio rispetto alla squadra che ha vinto l'anno scorso il campionato e hanno messo su un organico di primissimo livello. Secondo me, levata la spalla, che ha qualcosa in più in termini anche di quantità, perché la spalla ha un parco giocatori dal primo all'ultimo veramente di grande importanza, con grande esperienza, ma secondo me la Maceratese negli 11 soprattutto, ma anche nei 13-14, è una squadra che vale la spalla. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, ricordo tra poco non perdete l'appuntamento con Diretta Stadio verso le 14.50 circa, in studio Andrea Costantini. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.